La gente non è sensibile e reattiva a livello assoluto del tenore di vita, ma ai cambiamenti di esso. Ossia, non sente e non reagisce in base allo star bene o male, ma in base allo star meglio o peggio, alle variazioni. Così come molti animali inferiori non percepiscono gli oggetti, ma solo i movimenti. La gente si abitua a ogni livello di ricchezza e povertà, o di privazione di diritti e libertà e sicurezza. Si abitua ad accettarlo come scontato. Datele tempo e si abitua all'illegalità, ossia alla divergenza dei comportamenti reali delle istituzioni rispetto alle norme scritte. Si abitua a vivere senza reagire, ma accettando la cosa con naturalezza, in un sistema paese che è in declino incessante dal 1992. Si abitua persino a vivere in uno stato di guerra permanente, a veder morire la gente ammazzata e ad uccidere a sua volta, o a costruire sotterranei franosi se passa qualche anno senza frane, o sul Vesuvio se passa qualche anno senza eruzioni, anche se si sa che prima o poi verranno e le frane e le eruzioni. Si abitua a passare il tempo in intrattenimenti alienanti e rimbecillenti e si fa dipendere da essi. È governabile perché, abituandosi, accetta di essere povera, di lavorare molto lasciandosi portare via dal padrone o dal fisco o dalle banche il grosso della ricchezza che produce. Di lavorare molto per mantenere milioni di elettori che non lavorano, ma stabilizzano col voto il sistema. Indipendentemente dalla minor competenza rispetto ai livelli superiori della piramide sociale, la popolazione generale, non avendo strutture funzionanti di coordinamento, riesce a prendere l'iniziativa rispetto a un problema solo in circostanze estreme e speciali, e solo se guidata. Anche quando la consapevolezza del problema e di che cosa bisognerebbe fare per risolverlo è diffusa a livello di opinione pubblica.